quanta Italia questo Siget 2015. Siamo con Ettore di Siget Italia, che è qui un po' a difendere i colori. Più che difendere, li promuoviamo. Poi per difendere ci sarà tempo. Tanta Italia, come ogni anno, siamo tra i principali visitatori del Siget e questo ci piace tanto, anche perché ci lavoriamo tutto un anno e siamo anche tra i più vecchi frequentatori e conoscitori, insomma, del Festival di Budapest. Quali sono gli artisti quest'anno, non solo del My Stage ma anche di tutti i vari piccoli palchi? Quest'anno abbiamo due band sul World Stage, che è uno dei palchi principali del Siget, e sono Repace e il consigliere Grecanico Salentino. Poi sullo Europe Stage ci saranno lo Stato Sociale, hanno già suonato gli Aprella Class, anche i Fast Animal e Slow Kids. Suoneranno una serie di showcase altre band italiane, tipo i Bari Jungle Brothers che abbiamo appena visto, una Mary Fiore e Mustache Brown. In questo momento ci troviamo al Puglia Village. Qual è il contributo del Puglia Sound? Da un po' di anni Puglia Sound si investe molto nella musica e ha individuato nel Siget Festival uno dei contenitori più importanti in cui, insomma, presentarsi. Ci dà la possibilità delle band italiane di essere esportate e non è da tutti i giorni, insomma. Ecco. Ci sarà un momento, un giorno in cui saranno gli altri a dover importare in Italia? Io lo spero, perché vuol dire che saremmo maturati tutti quanti. Sempre più gente dall'Italia frequenta i festival internazionali, quindi si sta costruendo quello che sarà lo zoccolo duro dei prossimi festival che si faranno in Italia, quindi lo speriamo tutti quanti, insomma, ecco. Non si può fare in Italia una cosa del genere. Perché? Non ci sta la mentalità giusta. Qua rimane il telefono e il portafoglio in tenda, nessuno te lo viene a prendere. Invece in Italia ti rubavano pure a te. Se si volesse fare si potrebbe organizzare benissimo, assolutamente. È una questione di organizzazione, qui anzi a volte subisco un po' l'eccessivo controllo che c'è, soprattutto quando si torna in città. Noi pecchiamo un po' nel senso opposto, però secondo me questa cosa potrebbe giocare anche a nostro favore. C'è un'atmosfera che in Italia è impossibile ricreare, perché la mentalità dell'italiano è diversa, l'italiano di base non si sa divertire. Guarda che maglietto addosso. Però io vorrei aggiungere anche che in Italia c'è una legislazione diversa, probabilmente questo è un ostacolo superiore che è un po' difficile da oltrepassare. Ringraziamo di cuore il direttore artistico, tutto lo staff, a tutti quanti per quello che riescono a fare ogni giorno, e spero che sia da esempio anche per molti festival che in Italia nascono, cercano di crescere e vengono spenti. Mi riferisco a festival che abbiamo perso per colpa delle burocrazie italiane, come il Festival del Sunsplash, che è migrato in Spagna, è diventato uno dei migliori festival del mondo, e a tante altre manifestazioni che muoiono solo per una cattiva burocrazia. Prendete esempio da questo. Gli italiani